Dobbiamo cercare di restare vivi, raga, perché l'importante è... Tanto è andato uno per terra, non ho visto chi era. Sulla pista virtuale lui ti sfida. Non hai scampo, una X28 su YouTube. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su MotoGP24 per una serata speciale, una live particolare, qui andremo a fare un pochino d'avanzamento nella nostra carriera su MotoGP24. Siccome ci abbiamo in concomitanza gli europei, purtroppo non ci siamo riusciti a mettere d'accordo con quelli degli europei per inviare la partita Austria-Francia, vi ho messo qua sotto un aggeggio che vi permette di seguire in diretta il risultato nella partita tra Austria e Francia. Prima di andare avanti però vi voglio rubare un secondo per farvi vedere questa statistica. Molti di quelli che guardano i video di questo canale non sono iscritti, quindi vi ricordo che se vi piacciono i contenuti iscrivervi non vi costa niente, ma date una grossa mano al canale, perché più iscritti ci sono più ci si presentano opportunità di fare cosette molto molto fighe. Quindi quello è il tasto iscriviti, se vi va iscrivetevi. A questo punto si va in Austria. Ma se io non me lo ricordo che non si ferma ai 100 metri. Oh, finalmente il nostro Hermenegildo riesce a fare una curva come Cristo comanda. Tutti sanno che Cristo comanda come si fa la curva 1 del Red Bull Ring, sta proprio scritto nel Vangelo. Poi arriviamo qui alla chicane, dove cerchiamo di rimanere stretti qui per andare a riaprire in uscita, tenere la moto dentro la pista possibilmente, perché se la mettiamo fuori questo si incazza. Poi qui cerchiamo di non finire nella casa della signora con la moto che ci si impenna, e dobbiamo mollare il gas, purtroppo questo ci farà perdere tantissimo qua in fondo a rettilineo, che tutta l'accelerazione se la siamo andati a far benedì. Qui si frena a 150 per tenere la moto vicino al cordolo, a questo punto andare a riaprire l'acceleratore. Sto facendo incredibilmente la seconda parte del tracciato abbastanza buona, non me lo sarei mai aspettato. Con Hermenegildo che va a infilare una marcia di troppo e poi deve parzializzare l'acceleratore, perché ho paura che non prendo la corda. Soprattutto ho paura che se continua a girare così la corda la prendono quelli dei box per strattonarmici il collo, per non dire impiccarmi, che pare brutto. Comunque abbiamo qualche casco rosso, ma penso perché nessuno abbia fatto ancora registrare il tempo. Questa curva siamo andati decisamente safe, casca qualcuno, se mi è cascato davanti e mi annulla il tempo o vado veramente a cercare a casa, quello è errore, errore. Porca Eva, intanto l'analogico non mi gira, raga. Boh, vabbè. Comunque 43-0, non mi pare un grandissimo tempo, adesso sicuramente ci passano. Quindicesimi perché incredibilmente Furusato non ha fatto il tempo. Allora ragazzi, ci siamo, prima dentro, cerchiamo di partire bene, o perlomeno di partire, perché queste moto fanno un sacco di frizione in partenza e di solito ci passano tutti quanti. Difatti questo dietro l'hanno lanciato con la fionda e incredibilmente però a curva 1 ci troviamo dietro a Zuzzurellone, qui in curva 1 cerchiamo di rimanere vivi. Oddio, hanno fatto un passaggio decisamente fuori pista, infatti più che un avvertimento ci hanno fatto direttamente la multa. Si è lamentato pure il giardiniere della pista perché gli abbiamo rovinato l'aiuola. Quando arriviamo qui alla chicane, questo tenta di salire a bordo, mortacci vostri, non mi ammazzate. Non so chi era, non l'ho visto il nome, comunque sia, arriviamo qui alla salita e Bua, che in onore del suo cognome stava cercando di farci diventare del suo stesso partito. Ma tutto sommato non abbiamo perso tantissime posizioni, siamo in 19esima posizione con Kelly Gend e Lunardi qui davanti, che è un omonimo, e questo che quando stava in frenata guardava dietro. Hermenegildo prova la staccatona e si infila dentro su questo con la KTM che non so chi era, boh, credo che sia Zuzzurellone. Comunque mentre davanti ci abbiamo Bretelle e Muñoz. Tutto sommato il gruppone sta ancora qui davanti. Dobbiamo cercare di restare vivi, raga, perché l'importante è... Tanto è andato uno per terra, non ho visto chi era. Boh. Comunque, è andato per terra uno con la moto arancione, mi sa che era compagno di Zuzzurellone. Adesso siamo in quota di Bretelle, in P15, e Muñoz davanti. Quello davanti ancora non ho visto chi è. Andiamo a toccare il cordolo in entrata. Rivale ritirato, era Rueda, raga. Cioè, cerchiamo di sfruttare la scia? No, la pioggia spero proprio di no.
Non esageriamo in staccata adesso perché non stiamo a fare più la qualifica. Bello il combattimento qui con Munoz e Bretelle, che speriamo che gli si staccano le bretelle e si confonde. Nanda sbaglia qualche staccata, tanto attenzione, mamma mia che incrocio pericoloso qui con Munoz, che cerca di fare tutto per farci andare per terra comunque, ma il nostro Menegito riesce a resistere bene all'esterno e prova a passare all'esterno, ma attenzione, si è allungato un altro, guarda lui, un momento mi ammazzo, è entrata pure la seconda, comunque non fa niente, siamo in più 14 e tutto sommato stiamo a fare una gara dignitosa, anche se decisamente di seconda fascia qui al Red Bull Ring, dove pensavo che saremmo andati decisamente meglio, ma c'è da dire che la IA adattiva si è stata abbastanza bene, cioè questi quando tu cammini camminano tanto, quando invece sembra che proprio non riesci a fare un giro rallentano del botto, quindi la tattica potrebbe essere provare a andare piano così loro ci aspettano. No, però non funziona, mentre Munoz tenta di allungare e i steward tanto se la piano con Kelly Gend perché ha tagliato la pista. Oh madonna, questo dietro che è Lunardi, cerchiamo pure lui di ammazzarlo perché ci sono due Lun in pista e ci dà fastidio sto fatto. Dobbiamo essere gli unici. Il problema è che Munoz qui davanti non lo riusciamo a prendere manco per sbaglio, anche perché così non sfruttiamo di certa la scia. Sì, potremmo effettivamente usare quella tattica di saltare sulle moto loro per avvicinarci alla testa della gara, mentre qui arriviamo a curva 1, mamma mia, questo dietro sta cercando in tutte le maniere, ti piace? E se c'è via deve sperare che morimo, perché poco poco mi rialzo, lo vado a prendere a casa. Arriviamo alla chicane, attenzione, non fare casini qui, di riapertura, con la nostra moto che più o meno per il momento segue abbastanza i comandi senza fare cose strane. Andiamo a mettere la seconda per evitare impennate in uscita qui dalla salita che porta al rettilineo. Adesso arriva la discesa e bisognerà andare a frenare 150 metri per evitare di incaprettare la motocicletta, che in seconda si butta dentro, non riusciamo mai a prendere il cordolo. Vedete come mi fa sta cosa strana che la moto sembra rialzarsi? Mamma mia, le ruote molto vicine alla ghiaia, decisamente troppo per i cardiopatici, questo potrebbe essere un problema. Sei box, qualcuno di quei pelati soffre di cuore, adesso è la volta buona che siamo giocato. Tanto arrivano ancora gli Stewart a prendersela con Rossi qui, mentre noi guardiamo gli Stewart andiamo larghissimi. Adesso veramente Lunardi penso che proverà a attaccarci, sinceramente chiudi troppo, perdi tempo, falla scorrere, ci proverò raga, ma non è facile. Tipo adesso se siamo abbioccati un'altra volta. Tutto sommato comunque stiamo a fare la nostra, anche se vedo che adesso questo dietro ci stava sverniciato, è uscito veramente a palla di fuoco, è sempre, no, è furetto questo, attenzione, è furetto questo. Andiamo a staccare forte per curva 1 con la posteriore che cerca di protestare per come la stiamo a trattare, ma furetto, non dobbiamo farlo passare perché è il leader del mondiale, se no prende ancora più gap, tanto non lo riprenderemo mai nel mondiale, però diamo un senso alla sua partecipazione alle ultime gare. Va bene così, andiamo a metà seconda per evitare anche qui le impennate. C'ho paura a puntare il gas al centro curva, raga, perché c'ho paura che mi scappa via. Adesso dovremmo controllare dove sta Furetto in questo momento. Eccolo, l'abbiamo chiamato e si è fatto vedere subito. Ci teneva a farci vedere dove stava, e cioè che sta praticamente a cavacicio nostro. Attenzione, è successo qualche altra cosa. Gli Stewart se la prendono con Odegaard per i limiti pista. Mentre questi davanti stanno a combattere tra di loro, ma non mi pare con dei grandi risultati. Mi ha dato avvertimento per taglio pista a me, ma non mi pare proprio di aver fatto niente. Mentre Furetto vuole prendere la scia, nel senso proprio che vuole salire sul codone della nostra moto, e adesso andrà a provare un attacco, spero qua giù, non ci pensi. E invece ci pensa e ci riesce pure, forse no, il nostro Ermenegildo riesce
a chiudergli la porta in faccia, ma attenzione che Furetto tanto viene attaccato da Kelly Jenner che lo passa pure, mentre andiamo a iniziare il quinto giro. E ci abbiamo due avvertimenti sul groppone. Bene, Hermenegildo qui a curva 1, cercando di scappare dal gruppo degli inseguitori che però stanno a 2 decimi, mentre quelli davanti ormai stanno a 3 secondi, sono belli che arrivati. Bene, l'entrata qui alla chicane. E adesso ce ne andiamo sulla salita che porta al rampino. Cerchiamo di non abbioccare la moto come prima. In uscita andiamo a mettere la seconda per cercare di sfruttare tutta la pista e soprattutto di sfruttare tutta l'accelerazione con la moto che non si impenna in seconda, mentre Furetto si torna a far vivo, decisamente veloce Furetto. Hermenegildo tiene il centropista per cercare di difendersi un pochettino dall'attacco di Furetto, che però ci aveva ripensato, anzi cerca di passare all'esterno. Da quello che sento dal motore, sento la sua moto che mi passa da destra a sinistra, da sinistra a destra, sembra un tergicristallo. Oh mamma mia, tanto le gomme stanno veramente iniziando a mollarci, raga. Dobbiamo cercare di resistere. Oh Furetto, far bravo, che te faccio estingue. Non mi ferma manco il WWF dopo. Ma Furetto non ci pensa proprio a mollare, lui vuole passare in tutte le maniere, anche non lecite. Guarda come ha fatto a girare per resistergli. Guarda come, però questa veramente... da fio de brava madre ignota, diciamo, e ci ha fatto seccare la posizione pure da Kelly Jenner. Cerchiamo di sfruttare la scia di Kelly Jenner per riattaccarlo qui a curva 1. Riusciamo a prenderla, usciamo forte, ma Kelly Jenner prova a rimuttarsi dentro, resistiamo, la moto si bizzarrisce, purtroppo gli rimaniamo messi in mezzo e quindi perde un po' di accelerazione pure lui, mentre Puretto tende a andarsene. Mamma mia, come sono entrati qui alla chicane, veramente con cattiveria unica. Vogliamo andare a riprendere Furetto. C'ho il pad della VS4, raga. In realtà c'è pure quello dell'Xbox, però mi trovo meglio con questo. Attenzione, Hermenegildo prova a questo punto il placcaggio di Kelly Jenner che voleva passare. Se non riusciamo a fermarlo con le buone, lo fermiamo con le cattive. Mentre bandiere gialle, non so che è successo qua sotto, però vedo Furetto che adesso mi sembra aver tutto... No! Ma li mortacci tua! Ma chi è questo? È Carrasco! Ferreira Carrasco che prova la manovra disperata per cercare di recuperarci la posizione. Direi che c'è pure riuscito. Ci ha fatto pure seccare la posizione da Kelly Jenner. Dobbiamo assolutamente ripiacerla però, perché non ce può fare che ci passa così. Ci ha passato veramente dei cattiveri, raga. Ah no, è online, è la carriera questa. Però Ferreira Carrasco ci ha passato veramente in maniera un pochino esagerata, raga. E come sono arrivate, non gira più la moto, e anzi se ne sbrighiamo e stiamo attenti, ci passa pure Yamaha, che non corre con la Yamaha. Peccato raga, però bella gara, mi sono divertito sinceramente, molto bella gara. Peccato che siamo partiti tanto dietro, e quando parti tanto dietro finisce sempre così, eh. In classifica purtroppo ci ha passato pure Holland, perché noi siamo rimasti a 80 punti, giustamente i punti pieni i primi 15, noi siamo arrivati dopo i fuochi. Andiamo a vedere nel paddock che c'è Furusato che dice: mi dispiace aver toccato Marquez, non l'ho fatto apposta, capisco la delusione, spero di potermici chiarire presto. Però c'è poco da chiarire, non sai guidare e per colpa tua la mia gara è stata compromessa. Credo che un buon investimento per il team potrebbe essere un reparto PR che risponde ai tweet invece di Hermenegildo. Ci mettiamo il casco di Aiden. Questo è la Rai RX7V. Bello, ci sta pure bene come colori poi, cazzo. Guarda,